la parola che io ho inserito nella nuova lastra, quest'anno ho messo la lastra nuova, e è una delle frasi importanti che ha detto dalla Chiesa. Se c'è un potere è quello dello Stato. Se c'è un potere è quello dello Stato e tutta quanta, no, è favolosa. Nel giorno del 41esimo anniversario dall'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per mano della mafia, la comunità di San Giovanni Valdarno gli rende omaggio con una cerimonia organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di San Giovanni Valdarno, nella piazza che gli fu proprio intitolata circa un anno fa a San Giovanni. Durante la cerimonia la deposizione di una corona di alloro e l'intervento di due studentesse che ne hanno rimarcato anche la figura di padre. Sì, la figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa è una figura immensa. Quello che è veramente importante, che emerge oggi dalle parole di queste due ragazze, è che sia arrivato fino a loro il messaggio, perché il senso proprio di queste commemorazioni è quello di tramandare ai ragazzi che non l'hanno vissuta, perché per molti di noi è storia, ma storia vissuta. Mentre loro che la vivono però de relato, perché chiaramente non c'erano all'epoca, è importante vedere quanto sia arrivato nelle loro coscienze del messaggio della sua attività, della sua forza, della sua dedizione alle istituzioni, della sua dedizione allo Stato, ma anche alla figura del padre. E questa è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto, perché non dobbiamo mai scindere la figura istituzionale dalla figura personale, perché ognuno di noi ha un incarico pubblico ma anche del privato e riesce a dare il meglio di sé soltanto quando riesce a coniugare queste due cose, cosa che ha fatto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per le giovani generazioni un esempio da seguire. Il fatto che nonostante faccia paura il mondo della mafia, il mondo della violenza, e lui nonostante ciò ha messo questa paura da parte per riuscire ad assicurare un futuro ai suoi figli, che magari ancora adesso non è perfetto, ma è già un qualcosa dove c'è stato un sacrificio, e quindi secondo me è una cosa bellissima.